Buon pomeriggio, eccoci qua, siamo al terzo incontro di questi eventi organizzati dalla nostra Università La Salinieri di Perugia per la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Io sono sempre Roberto Dolci, siamo ormai al giro di boa e la prima cosa che vorrei fare è ringraziare tutte le persone che si sono collegate con noi in questi 2 giorni. Abbiamo avuto più di 700 contatti per conferenza e questo sinceramente ci fa molto piacere e vorremmo appunto ringraziarvi pubblicamente. Per il vostro interesse. Prima di passare la parola alla prima conversazione tra Giovanni Capecchi e Luisa Tramontana, che parleranno di Palazzeschi e il suo rapporto con le arti figurative, volevo solamente rubare 2 minuti per segnalarvi una pubblicazione che ritengo sia particolarmente importante, che viene fatta ogni anno dall'Accademia della Crusca proprio in occasione della Settimana della Lingua Italiana e per la durata della settimana la pubblicazione è addirittura scaricabile gratuitamente dal sito della Crusca. Quindi se volete potete andare sul sito della Crusca, trovare l'informazione relativa alla Settimana della Lingua Italiana e scaricare questa pubblicazione. Vedete appunto che ha lo stesso titolo della settimana della lingua italiana. È a cura di Claudio Ciocciola e Paolo D'Achille e devo dire che è molto molto interessante. Praticamente vi corro velocemente, scorro velocemente l'indice, praticamente passa da parte dall'iscrizione di San Clemente, di cui poi abbiamo parlato anche noi nel primo incontro, fino ad arrivare a Zero Calcare, quindi una panoramica dell'uso dell'immagine del fumetto appunto dai tempi antichi fino ai giorni nostri. In particolare sono particolarmente orgoglioso di dire che c'è anche una nostra collega della Stranieri di Perugia, Francesca Maragnini, che ha fatto un bellissimo articolo sull'immagine nei Promessi Sposi. Con Francesca non siamo riusciti, per i motivi che ormai tutti quanti conosciamo, a trovare una data per poter parlare con lei, ma forse. Vi annuncio che domani alle 4, durante l'intervallo, forse riuscirà a collegarsi e quindi a presentarci un po' sia il libro sia il suo intervento. Lascio qui, finisco qua e preparo lo schermo per le slide che utilizzeranno appunto Giovanni Capecchi e Luisa Tramontana. Eccole qua e quindi lascio la parola a voi. Prego. Grazie. Quindi possiamo cominciare. Allora, vedete il titolo? Ho sempre invidiato i pittori, quindi già dal titolo immaginiamo un Palazzeschi insolito, perché di lui sono noti soprattutto i romanzi, no? Che sono stati trasmessi dalla RAI, Le sorelle Materassi, che era un romanzo del 1934, trasmesso dalla RAI in bianco e nero quando io ero piccola. Oppure il codice di Perelà, che è stato uno dei primi, ancora precedente, del 1911, che è stato definito romanzo futurista. Ma al di là di questo, Palazzeschi ha fatto tanto altro. Cominciamo intanto dalle poesie, perché appunto questo è l'argomento più importante. Palazzeschi è nato, diciamo, come poeta crepuscolare, all'inizio ha seguito i crepuscolari, soprattutto nei temi, che era il tema del sospiro, della malinconia. Però lui a questi temi sostituisce il riso, la forma stilizzata e funambolesca, quindi userà molte assonanze, onomatopee nelle sue poesie. E a questo proposito vi voglio leggere proprio l'inizio e la fine della poesia che si intitola Lasciatemi divertire, che è del 1910 e che inizia proprio così: tri tri tri, fru fru fru, ui ui ui, iui ui ui. Il poeta si diverte pazzamente, smisurosamente. Non lo state a insolentire, lasciatelo divertire, poveretto. Queste piccole corbellerie sono il suo diletto. Io ho pienamente ragione, i tempi sono molto cambiati, gli uomini non dimandano più nulla dai poeti e lasciatemi divertire. Ecco, questo anche Orazio nei suoi scritti d'estetica diceva che il vero autore è quello che unisce l'utile al dilettevole. Questa poi frase che poi ritorna sempre anche oggi. Luisa,
Allora, dicevo che Di Palazzeschi è noto soprattutto il romanzo Le sorelle Materassi, che è stato trasmesso dalla RAI, e poi Il codice di Peralà, che è stato considerato il romanzo futurista sia da lui che anche dai suoi critici. E di questo si ricorda l'interpretazione di Paolo Poli, che è stata di questo romanzo futurista. Però oggi noi parliamo soprattutto di Palazzeschi poeta. Infatti lui ha cominciato come poeta crepuscolare, sostituendo però ai toni del crepuscolarismo, che erano il sospiro, la malinconia, la tenerezza, i temi del sorriso, del riso, della forma stilizzata. Ha utilizzato molte assonanze, onomatopee, e a questo proposito vi voglio leggere l'inizio della poesia del 1910, che si chiama Lasciatemi divertire, proprio in cui Palazzeschi dichiara il suo originalissimo manifesto poetico. Tri tri tri, fru fru fru, ui ui ui, iu iu iu, il poeta si diverte pazzamente, smisurasamente. Non lo state a insolentire, lasciatelo divertire, poveretto. Queste piccole corbellerie sono solo il suo diletto. Io ho pienamente ragione, i tempi sono molto cambiati. Gli uomini non dimandano più nulla dai poeti, e lasciatemi divertire. E quindi già da questo primo verso possiamo intuire che c'è qualcosa di originale in Palazzeschi, a differenza di quello che si potrebbe immaginare. E quindi iniziamo con la raccolta I poemi del 1910. E vediamo che ci sono molte poesie nuove in questa raccolta, e tra l'altro c'è anche una copertina abbastanza originale. Sì, allora la storia dei poemi è la storia di un volume, diciamo, di grande originalità. Intanto dobbiamo tenere presente che viene pubblicato nel 1910 da un Palazzeschi, è vero, che ha incontrato il gusto crepuscolare e che lo ha arricchito con il suo riso, con la sua risata, con il suo sorriso. I versi che leggeva ora Luisa, se ci pensiamo bene, sono versi che riprendono uno dei temi crepuscolari, che è quello del poeta che ha perso ormai qualsiasi funzione significativa dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, un poeta appunto che non ha più nessuna voce significativa, che ha perso l'aureola, come in genere si dice in queste circostanze. 1910, Palazzeschi vuole, come dire, rinnovare profondamente la poesia italiana, e la raccolta poemi è veramente come una miccia accesa dentro la cittadella della tradizione poetica italiana. Intanto Palazzeschi si diverte fin dalla copertina di questo libro. Il tema complessivo delle giornate della lingua italiana nel mondo è il rapporto tra parola e immagine, quindi da questo anche noi cerchiamo di partire. Questa copertina è una copertina che lo stesso Palazzeschi disegna, è un disegno, come dire, che cerca di imitare caratteri e tratti infantili, da bambino, ecco, un po' naif, ma continua a divertirsi Palazzeschi in questa raccolta anche, diciamo così, se noi sfogliamo la copertina, andiamo avanti e arriviamo al frontespizio, perché Palazzeschi pubblica appunto Poemi di Aldo Palazzeschi a cura di Cesare Blanc, e noi in genere quando leggiamo a cura di pensiamo subito che sia uno studioso importante, un critico, un filologo. E in realtà, se noi andiamo a indagare nella biografia di Palazzeschi chi era Cesare Blanc era il gatto di Palazzeschi. Ecco, quindi questo atteggiamento irriverente, volutamente irriverente verso la tradizione poetica. Luisa rammentava e citava una delle poesie più famose di Palazzeschi, ma leggete questi versi, immaginatevi che siamo nel 1910, i poeti, diciamo così, più importanti in quegli anni erano Carducci, aveva vinto da poco il premio Nobel, Giovanni Pascoli, Gabriele D'Annunzio. Esce un libro di un giovane poeta nato a Firenze, Palazzeschi, con una poesia per esempio come questa, clof clop cloc, cloffete cloppete clocchete, e giù nel cortile la povera fontana malata, che spasimo sentirla tossire, tossisce, tossisce, un poco si tace, di nuovo tossisce. È naturalmente una poesia che cura anche la collocazione delle parole nei versi, più vicina ai calligrammi di Apollinaire, che però tracciavano con le parole dei disegni piuttosto che alla poesia tradizionale italiana. Ma la cosa importante di questo volume
è che quando Palazzeschi lo pubblica si guarda un po' intorno, cerca di capire chi è che rappresenta la nuova poesia, la rivoluzione poetica in corso, e incontra il Manifesto dei Futuristi e spedisce una copia dei poemi a Filippo Tommaso Marinetti, che subito gli scrive dicendo: lei, Palazzeschi, è un grande poeta futurista. Ecco, e quindi l'incontro con il futurismo è stato fondamentale nel percorso palazzeschiano. Lui ammira gli artisti futuristi, aderisce in un primo tempo al futurismo e segue un po' i dettami di questo movimento, movimento che aveva come scopo liberare la poesia dai canoni vincolanti della tradizione poetica italiana. E poi però Palazzeschi nel prosieguo si allontana un po' da questo movimento per diverse ragioni. E quindi che rapporto ha avuto con il futurismo Palazzeschi e poi soprattutto con quali personaggi ha avuto occasione di incontrarsi, di conoscere? Sì, il rapporto con il futurismo naturalmente richiederebbe così vari incontri e varie lezioni, però è sicuramente uno dei grandi incontri, degli incontri importanti nella vita di Aldo Palazzeschi. Dicevo prima che Marinetti apprezza subito poemi, Palazzeschi va a trovare Marinetti in via del Senato a Milano. Palazzeschi diventa un poeta futurista. Palazzeschi partecipa anche alle serate futuriste, quelle serate che Marinetti organizzava per propagandare il verbo futurista. Affittavano un teatro e iniziavano a susseguirsi sul teatro il poeta futurista che recitava i suoi versi antitradizionali, il musicista futurista che entrava con dei piatti e dei mestoli e faceva, diciamo così, rumore, come diceva Russolo nel suo Manifesto della musica futurista. Entrava poi Marinetti che sbeffeggiava il pubblico. In genere le serate futuriste finivano in una rissa, arrivavano i carabinieri, tutti i giornali ne parlavano e, come dire, il futurismo diventava qualcosa di conosciuto anche a livello di cronaca, oltre che di cultura. Palazzeschi per un certo periodo partecipa anche alle serate futuriste, tra l'altro con un carattere molto timido, molto schivo, e l'opposto, diciamo, dell'infocato e Marinetti. E in particolare Palazzeschi collabora con il futurismo fiorentino, è uno dei futuristi fiorentini, pubblica insieme a Papini e a Soppici la rivista Lacerba, e anzi è Palazzeschi colui che fa un po' da mediatore tra il futurismo fiorentino e il futurismo milanese. E in questa foto, che è diventata una foto, diciamo così, molto importante per la cultura italiana del primo Novecento, noi vediamo Palazzeschi in piedi accanto Papini e poi Marinetti con la bombetta e poi Boccioni e Carrà, i due grandi artisti del futurismo. Ora, noi credo in questa occasione ci può interessare aggiungere due cose. Intanto aggiungere che il Palazzeschi scrive un romanzo che ha nel sottotitolo Romanzo futurista, che è Il codice di Perelà. È un romanzo che ha appunto dei tratti fortemente innovativi nei confronti della prosa tradizionale, si assiste a una sorta di sgretolamento, ecco, della struttura tradizionale del romanzo. Non è un romanzo che arriva al paroliberismo, cioè il futurismo puntava a mettere le parole in libertà sulla pagina. E qui avete davanti e accanto una pagina di Marinetti, Parole in libertà, e una pagina del Codice di Perelà. È evidente che anche la pagina del Codice di Perelà va nella direzione di scardinare la prosa tradizionale, ma senza arrivare mai al paroliberismo. A noi però, dicevo, interessano soprattutto due cose rapidamente su questo tema. Una che si collega meno all'oggetto di questa settimana e al tema di questa settimana, e è comunque legata al perché Palazzeschi non deciderà di non essere più futurista, perché comunque è un tema molto, molto importante anche questo. Palazzeschi nella primavera del 1914 si trova a Parigi, viaggio a Parigi, diciamo, epico e importantissimo nella sua vita, è la Parigi delle avanguardie, di Picasso, di Braque, di Apollinaire, tutte persone e personaggi, pittori, artisti, poeti che lui incontra. Però Palazzeschi sente che ormai in Europa soffiano i venti di guerra, non sopporta l'inno alla guerra e alla violenza del futurismo e da Parigi
manda un telegramma dicendo da oggi io non sono più futurista. Quindi è un motivo, diciamo così, l'allontanamento dal futurismo, in parte letterario, perché Palazzeschi non ha mai accettato questa idea della distruzione totale della sintassi e della prosa italiana, però anche politico. Però l'altro tema, e questo sì si collega di più al nostro argomento, è che effettivamente noi questo Palazzeschi, il Palazzeschi futurista, lo possiamo leggere accanto ad alcuni dipinti futuristi, in particolare ai dipinti di Umberto Boccioni. Palazzeschi nella sua vita ha avuto molti rapporti di amicizia con pittori, lo diceva Luisa in premessa. Tra i futuristi l'artista che più amava era Umberto Boccioni, al quale ha dedicato delle prose. Nelle lettere a Marinetti ha sempre scritto Palazzeschi che il vero grande artista è Boccioni. Ecco, questo Boccioni che supera il figurativo ma non lo abbandona del tutto, ecco, è il Boccioni che potrebbe essere affiancato a un testo come il Perelà, il codice di Perelà di Aldo Palazzeschi. Quindi da quello che sta dicendo Giovanni viene fuori un ritratto diverso di Palazzeschi, sembra non soltanto autore come scrittore di romanzi o di poesie, ma anche esperto di varie forme d'arte. E questo anche grazie soprattutto ad amicizie con pittori, come per esempio il pittore fiorentino come lui, Ottone Rosai. Esatto, noi nella vita di Palazzeschi, che attraversa il Novecento, bisogna ricordare che Palazzeschi è nato nel 1874, anzi non è nato nel 74, è nato un po' dopo, ma muore nel 74, attraversa il Novecento e quindi attraversa l'avanguardia, il futurismo, attraversa il periodo del ritorno all'ordine e poi dopo del neorealismo, riattraversa la nuova avanguardia e quindi lo sperimentalismo degli anni 60. In ciascuno di questi periodi è come se Palazzeschi si avvicinasse ad una esperienza pittorica che sente vicina a lui. Boccioni era l'artista degli anni del futurismo e Rosai diventa invece l'artista più vicino, prediletto, col quale entra maggiormente in sintonia negli anni di quello che noi chiamiamo il ritorno all'ordine, cioè il periodo tra le due guerre in cui si cercano di riscoprire in arte il figurativo, anche con elementi talvolta legati al classico, ma nella narrativa anche una narrativa appunto più di tipo tradizionale. Questo è il Palazzeschi in parte di Sorelle Materassi del 34, delle stampe dell'Ottocento. È un Palazzeschi legato anche a una città, che è la città di Firenze, che poi lascerà nel 1941, e in questi anni appunto entra in sintonia particolare con Ottone Rosai. D'altra parte anche Rosai entra in sintonia con i testi di Palazzeschi, perché in una lettera molto bella Rosai scrive a Palazzeschi: tu sei l'unico scrittore che mi ha fatto dipingere e continua a farmi dipingere. E quindi diciamo questa fase, ecco, tra parole e immagini è la fase del Palazzeschi del ritorno all'ordine dal punto di vista strutturale della prosa e di Rosai come punto di riferimento artistico. Mm-hmm. Però l'amicizia forse più intensa è quella che è stata con Filippo de Pisis, che è stato un pittore importante, no, nel primo Novecento. È vero, con Filippo de Pisis nasce un'amicizia molto intensa. All'ombra di Parigi, nel senso che de Pisis e Palazzeschi si incontrano a Parigi e la loro amicizia inizia nel 1931. Si erano conosciuti anche qualche anno prima, però diciamo è dal 1931 che iniziano a condividere le giornate insieme. A Parigi, che Palazzeschi in una prosa memoriale definisce città satura di pittura, forse si può dire in parte ancora oggi, ma immaginiamo la Parigi del primo Novecento, degli anni 20, 30, insomma, città satura di pittura. A Parigi con De Pisis, Palazzeschi frequenta le mostre d'arte. Palazzeschi era un visitatore di gallerie e di mostre. Nella sua biblioteca, dove ha conservato non molti libri, ha sempre detto di non amare i libri. Un po' lo diceva, diciamo, scherzando, e un po' lo diceva veramente, però nella sua biblioteca, che non è una biblioteca così ricca, non è una biblioteca da studioso, è una biblioteca di uno scrittore che annusava
le idee e non aveva bisogno di leggerle tanto in giro, annusava, intuiva e poi scriveva, però nella sua biblioteca per esempio ci sono per anni i cataloghi della Biennale di Venezia dove lui andava regolarmente. E De Pisis, la storia con De Pisis è una storia veramente che intreccia ancora di più la parola e l'immagine. Questo dipinto di De Pisis, che è natura morta con carpa, conchiglie e limoni nel paesaggio di Pomposa, 1931, è un dipinto intanto che Palazzeschi possedeva, perché Palazzeschi era anche un collezionista di opere d'arte e questo dipinto fa parte della sua collezione. Però è un dipinto che Palazzeschi ha visto realizzare a Parigi. E non solo l'ha visto realizzare, ma decide di raccontare anche come è nato questo dipinto. La cosa interessante è che non lo fa in una prosa memoriale o in un catalogo d'arte, lo fa in un racconto. Quindi in un volume, Bestie del Novecento, pubblica e raccoglie un racconto intitolato Il ritratto della regina, nel quale racconta che si trova a camminare un giorno a Parigi insieme a un pittore, un artista, un poeta ferrarese, De Pisis, non lo rammenta ma è De Pisis, passano accanto ad un pescatore che ha tirato su dalla Senna una carpa bellissima e questo artista, poeta, inizia a gridare una regina bellissima. La compra, la prende, la porta a casa e inizia a dipingere questo quadro. E quindi è, diciamo così, forse l'omaggio più importante che Palazzeschi fa a De Pisis, anche se poi Palazzeschi scriverà e dedicherà a De Pisis altre prose, ad esempio un ricordo per quando De Pisis morirà, in questo ricordo scriverà De Pisis è artista per decreto del Signore. Che insomma non è un male come omaggio. Qui avevo riportato anche un piccolo brano, ma non sto a leggerlo, ma era per farvi vedere appunto come inizia questo racconto ritratto della regina, ecco De Pisis che diventa personaggio ecco, in un racconto palazzeschiano. Mm-hmm. Ecco, hai citato questo racconto che si trova nel volume Bestie. Allora, Bestie mi fa pensare al bestiario, no? Nella storia della letteratura ce ne sono stati diversi, il bestiario medievale, dove venivano descritti animali sia esistenti che esistiti, che servivano per fare dei riferimenti morali, allegorici o anche riferimenti alla Bibbia. E questi animali erano reali o anche immaginari. E servivano per fare dei riferimenti morali, ma c'è anche il bestiario dei Buzzati che ha sempre amato gli animali in tutta la sua vita, infatti in tutti i suoi romanzi, in tutti i suoi scritti c'è sempre qualche animale e soprattutto negli ultimi anni della vita lui ha dedicato tutta la sua vita perché ha sempre provato un profondo rispetto per tutte le specie viventi e soprattutto poi negli ultimi anni si è avvicinato a delle cose alla violenza sugli animali, era contro la crudeltà degli animali per gli esperimenti. Quindi l'animale per Buzzati era visto come un anello di congiunzione tra l'uomo e un altro mondo. No? Gli animali erano tramite, erano voci, erano segnali di qualcos'altro. Ecco, invece per Palazzeschi, questo Bestie che poi lui ha scritto, no? Che cosa... come si pone di fronte agli animali? Diciamo, il Palazzeschi sicuramente con Bestie del Novecento recupera e si ricollega a una tradizione, per esempio i suoi animali sono animali parlanti, in particolare attraverso gli animali che parlano, che dialogano anche con gli uomini, cerca di raccontare poi gli uomini, ecco, di raccontare i limiti degli uomini. L'elemento tra virgolette positivo nei racconti sono gli animali, ecco, sono le bestie, non sono gli uomini per Palazzeschi. E nel percorso che noi stiamo cercando di tracciare dobbiamo ricordare che l'edizione del 1951 di Bestie del Novecento è stata illustrata da Mino Maccari. È un altro momento importante di incontro tra le parole e le immagini. I libri, diciamo, illustrati naturalmente sono molti nella letteratura italiana, anche molti classici sono stati illustrati. Bestie del Novecento esce
con una serie di tavole, di opere di Mino Maccari, che tra l'altro lasciarono molto soddisfatto Palazzeschi. Palazzeschi conosceva Maccari già dalla fine degli anni 20, aveva collaborato al Selvaggio, la rivista che Maccari dirigeva, ma appunto anche qui è una lettera che ci soccorre, perché quando Palazzeschi sfoglia la prima copia che gli arriva di Bestie del Novecento edita da Vallecchi, scrive a Maccari e appunto gli dice che in questo libro c'è perfetta sintonia tra la parola scritta e le rappresentazioni e le opere che Maccari ha realizzato. Ecco, e questo in realtà anche coloro che poi hanno studiato in maniera approfondita questo volume lo hanno confermato e dimostrato. Quindi per concludere, il Palazzeschi degli anni 60 può essere messo in relazione con qualche altro artista? Allora, questo è un altro tema di una certa importanza. La prendo un pochino più larga. Vedo che dalla regia mi fanno segno di sì, e quindi posso prenderla un pochino più larga. Noi, diciamo, anche in maniera un po' indiretta abbiamo accennato ad alcuni luoghi importanti per Palazzeschi. Firenze è la città dove nasce e dove vive fino al 1941. Dopo, dal 1941, Roma diventa la città di Palazzeschi. Roma è anche la città in cui Palazzeschi frequenta numerose gallerie e incontra molti artisti, in particolare frequenta una galleria in via del Babuino, che è la galleria di Tanino Chiurazzi, è una galleria, diciamo così, molto conosciuta, firma anche delle presentazioni o prefazioni a cataloghi di artisti. Però nella biografia di Palazzeschi ci sono altre due città fondamentali, una è Parigi. Parigi 1914, la prima volta che Palazzeschi va a Parigi. Quando arriva a Parigi ha sotto il braccio l'ultima copia di Lacerba, va al caffè e la porta ad Apollinaire, che aveva pubblicato su Lacerba alcune sue poesie, e fa questo viaggio a Parigi fra l'altro con un artista, Alberto Magnelli, importante artista astratto, non figurativo, che poi si trasferirà a Parigi. Parigi è la città in cui Palazzeschi trascorreva in genere le primavere, a parte i periodi della guerra, e a parte delle guerre, e a parte i periodi in cui Palazzeschi è ormai anziano, continua Palazzeschi ad andare a Parigi durante la primavera. Ma non è un andare a Parigi da turista, non è che sta a Parigi 3 giorni o 4, vive a Parigi alcuni mesi, in genere in zone di Parigi abbastanza appartate, isolate, tranquille, perché Palazzeschi è un timido, Palazzeschi è una persona che ama la tranquillità e il silenzio, e quindi cercava sempre a Parigi, in centro, ma magari, non so, l'Île Saint-Louis, in centro, ma un po', diciamo così, isolata. L'altra città importante per Palazzeschi è Venezia. Qui c'è questa foto molto bella di Palazzeschi con il costume da gondoliere, ma è la città in cui invece Palazzeschi trascorreva in genere gli autunni, sì, il periodo autunnale. Voi direte, certo, non era male, Firenze, Roma, Parigi e Venezia, ma quattro città, però tutte e quattro molto, molto belle. Ora, la cosa che nel nostro ragionamento è particolarmente interessante, secondo me, è questa. Palazzeschi nel 1960 si trova a scrivere la prefazione per un catalogo di una mostra di opere di Franco Gentilini. Franco Gentilini aveva realizzato una serie di opere dedicate alle chiese di Venezia, a San Marco, ma anche a tante altre chiese. Queste opere di Gentilini, qui ne riporto una in questa slide, ma insomma ce ne sono anche molte, molte altre, sono, diciamo, opere che hanno a che fare con una nuova sperimentalità artistica. E Palazzeschi si incontra con Gentilini proprio mentre anche lui sta avvicinandosi a una nuova fase di sperimentazione. Questo è interessante anche per molti aspetti, anche dal punto di vista quasi antropologico, cioè l'età della rivoluzione per Palazzeschi non è stata soltanto la giovinezza,
quando si è legata al futurismo, ma è anche la vecchiaia, ecco, il vecchio Palazzeschi che si rimette completamente in discussione, scrive dei romanzi anche dal punto di vista strutturale, sperimentali, per esempio il Doge, nel quale descrive anche descrive appunto Piazza San Marco, descrive Piazza San Marco utilizzando alcune parole che aveva adoperato qualche anno prima nel catalogo per Gentilini, e descrive una città nell'epoca della televisione e della chiacchiera. Palazzeschi in fondo nel 67 con il Doge scrive un romanzo sulla chiacchiera. Non si sa da dove vengono le parole, ma il Doge è un fiume di parole. Tutti parlano nel Doge, tutti parlano e non sanno quello che dicono. Pagine e pagine. Esatto, senza punteggiatura di parole che arrivano a fiumi. È un libro in cui Palazzeschi, come dire, racconta anche quella che è la leggerezza della fantasia. È un tema a lui caro, ma in particolare in questo romanzo del 67 Palazzeschi rappresenta questo tema con una immagine finale che è quella della cattedrale di San Marco che nella notte vola, perché i cavalli, la quadriga che si trova sopra la cattedrale, non ne ha più voglia di stare lì ferma, sempre fissa in cima alla cattedrale, e si fa un giro nel cielo di Venezia. Ecco, un'immagine che ha a che fare con un Palazzeschi, diciamo, per certi aspetti anche surreale, che racconta una irreale realtà, proprio come Gentilini nei suoi quadri degli anni 60. Diciamo così, non so se poi ci sono delle domande, ma nel nostro ragionamento c'è un'immagine, ecco, con la quale si potrebbe concludere il discorso, perché è un'immagine che rappresenta Palazzeschi, rappresenta il suo percorso iniziato con le avanguardie di primo Novecento. È il Palazzeschi ormai avanti con gli anni, vicino alla fine, che ha ancora voglia di scherzare e di ridere, e che su questo divano della sua abitazione romana ha un pagliaccio, forse il saltimbanco dell'anima sua di cui parlava in una delle poesie del 1910. Bene, intervengo da fuori campo, non voglio rientrare di nuovo in campo anche per mantenere le distanze, come siamo costretti a fare. Ci sono alcuni spunti, alcune idee che vengono anche dalle persone che stanno sono un po' collegate, stanno ascoltando. In particolare, se Palazzeschi, chiaramente nei limiti del suo contesto storico, si possa definire un artista multimediale attraverso questo suo interesse appunto per le arti figurative e poi la trasformazione anche i suoni, non certo abbiamo visto la fontana, quindi se si può definire un artista multimediale con i mezzi che poteva usare in quel momento. Ecco, questo è un po' il primo aspetto, la prima domanda che emerge. La seconda è, come dicevi tu Giovanni, questa differenza tra il fiume di parole degli anni 60 e invece questa stringatezza, no, dei primi del Novecento, se questo poi ha una sua corrispondenza appunto in un lato dal futurismo appunto nei primi del Novecento, ma poi forse in un altro tipo di arte più concettuale, molto probabilmente negli anni 60 e 70. Ecco, queste sono un po' le cose che emergono da quello che dal vostro discorso, ecco, se non so se siano domande, io non sono molto esperto in questo senso. No, ma allora, sul discorso del multimediale, sinceramente non ho mai fatto una riflessione di questo tipo, ma sicuramente, come tutti gli artisti e poeti, la questione della comunicazione, di come comunicare verso un pubblico appunto di lettori, Palazzeschi ce l'aveva ben presente, ecco, e quindi in realtà, ecco, noi abbiamo in Palazzeschi delle poesie quasi disegnate, le poesie del primo Novecento, abbiamo delle poesie comunque che continuano a essere quasi disegnate anche nel Doge, nell'ultimo Palazzeschi, perché se noi prendiamo una pagina del Doge sono pagine senza capo, senza, diciamo così, son disegni, diciamo così, anche quelli per certi aspetti. E il rapporto, diciamo, tra la parola e l'immagine per lui è sempre stato centrale. Tra l'altro Palazzeschi ha fatto anche l'attore, ha iniziato a fare, diciamo, recitazione teatrale, l'attore, poi ha capito che non era adatto a stare sui palcoscenici, ecco, preferiva scrivere e comunicare in quel modo, e non era adatto neppure alla vita
degli attori costretti a cambiare letto spesso per girare, diciamo, con la loro compagnia, e Palazzeschi era fondamentalmente un pigro, ecco, che non voleva cambiare luogo. E l'altra cosa che dicevi era sul doge, sul fiume di parole e le poche parole invece iniziali. La cosa che colpisce in Palazzeschi è questa, che è uno scrittore della leggerezza, intendendo leggerezza proprio nel modo, come dire, più nobile, più ricco, diciamo in genere calviniano, proprio come componente positiva da portare anche nel nuovo millennio, nel quale noi siamo già, ecco, per Italo Calvino. E tutte le opere di Palazzeschi, anche se sono caratterizzate da questa leggerezza, Il codice di Perelà, un romanzo che ha per protagonista un uomo di fumo, Il doge, un romanzo con questo carro e auriga che prende il volo, ma sono tutte opere che attraverso la leggerezza raccontano la società italiana di quegli anni, ecco, hanno riferimenti alla società italiana e comunque a dei temi di grande valore anche etico e civile. Ecco, il codice di Perelà in fondo è un romanzo sulla differenza. Perelà è accolto a braccia aperte appena arriva sulla terra come uomo di fumo, e dopo, prima è accolto perché è diverso, e dopo perché è diverso e quindi in grado di scardinare anche la struttura di una società tradizionale, viene invece imprigionato e condannato. Il doge sarà il romanzo invece appunto della società della chiacchiera contemporanea, ecco. Però sono tutte storie che con leggerezza parlano del nostro Novecento e della nostra Italia. Bene, l'ultimo appunto, l'ultimo suggerimento che viene è poi legato un po' al fumetto di cui parliamo in questa settimana, è questo uso un po' delle onomatopee, che in un certo senso ricorda poi, no, l'uso di queste cose nel fumetto, appunto, di crash, boom, e poi troviamo poi anche nella Fontana un po' la stessa, sempre questa idea in un certo senso di riprendere, quasi di vedere, insomma, vedere un po' la Fontana, che ricorda un po' questo, come si diceva anche gli altri giorni, che attraverso il fumetto ci si costruisce in un certo senso, noi vediamo attraverso la nostra mente e sentiamo in un certo senso, perché il fumetto fissa ma ci permette anche di far diventare, come dire, vedere in un certo senso più a livello proprio di immagine filmica, no? Che forse è un po' la stessa cosa che ancora una volta Palazzeschi con i suoi mezzi cerca di fare. È così, sicuramente. Non saprei rispondere, sarebbe interessante capire se Palazzeschi amasse o no i fumetti. Io come dire, quasi ci metterei la mano sul fuoco nel dire di sì, ecco, perché comunque era curioso verso anche modi di comunicazione diversi da quelli tradizionali. Magari negli anni di Palazzeschi il fumetto era qualcosa di ancora più nuovo rispetto ad oggi. Sicuramente l'aspetto che dicevete della parola, dell'onomatopea, del suono, era qualcosa che interesserà sempre a Palazzeschi, ma soprattutto al primo Palazzeschi. Ecco, in questo senso le poesie appunto più legate al futurismo di Palazzeschi non sono poesie improvvisate come potrebbe sembrare guardandole o leggendole oggi. Oggi naturalmente non capiamo più la carica di esplosività che potevano avere nel 1910, perché siamo abituati a questo genere di linguaggio, ma nel 1910 chi le leggeva rimaneva scandalizzato, quella non era poesia, ecco. Però diciamo così, sono poesie che hanno tutta una loro ricerca dietro, che è una ricerca verso la parola, verso la musica, verso i suoni, e proprio nella direzione che dicevi te, attraverso i suoni e le parole rendere un'immagine. Bene, io adesso intervengo solo per ringraziare appunto Luisa Tramontana e Giovanni Capecchi per questo intervento molto interessante, che appunto ancora una volta dà molti stimoli. Anche stavo pensando proprio anche ad un uso in classe, no? Perché poi diventa molto interessante probabilmente lavorare in classe con questo, spingere anche gli studenti a provare in un certo senso a, come dire, trascrivere le poesie. Esattamente, perché Palazzeschi dà un po'... sembra, come dire, darti la possibilità di poter dire, beh, ci provo anch'io da questo punto di vista, no? Quindi forse anche per uno, poi anche questa possibilità di poter non essere, cioè poter scrivere anche in italiano, ma essere, poterlo fare anche se non mi sento sicuro al 100%. Esattamente, proprio per questo. Bene, grazie Giovanni, grazie Luisa, a te, e noi ci vediamo fra
tre quarti d'ora, alle 16:30 per la seconda conferenza. Grazie e a dopo. Ok, eccoci qua, secondo intervento della giornata di mercoledì, degli eventi appunto organizzati dalla Stranieri di Perugia per la settimana della lingua italiana. Siamo io, stavolta sono direttamente coinvolto, che farò una chiacchierata o perlomeno scambieremo un po', in realtà ci divideremo un attimo l'ora che abbiamo a disposizione. Io farò una piccola introduzione di pochi minuti e poi lascerò la parola a Silvia Capponi e il titolo di questo intervento è Fumetti più in bianco che nero, il fascismo a fumetti. Quindi parleremo un po' di quello che è stato l'uso del fumetto da parte del fascismo e quindi vedremo un po' tutte quante le tematiche che riguardano sia l'aspetto della censura che l'aspetto anche poi principale della propaganda, l'uso di come il fascismo usa anche il fumetto, uno dei mezzi di espressione che vengono poi ben usati dalla propaganda fascista per veicolare chiaramente i propri interessi, i propri valori. E poi ci sarà, Silvia farà un interessante passo in avanti confrontando due momenti, alcune vignette pubblicate in era fascista che poi si modificano nel tempo, nel dopoguerra, il contenuto linguistico della vignetta stessa. E quindi parleremo un po', ecco, di questo aspetto che è molto trattato, è un aspetto che sicuramente viene molto trattato esistono tantissime pubblicazioni che affrontano questo argomento del fumetto e del fascismo. E noi ne daremo un taglio chiaramente un po' legato all'aspetto poi, Silvia soprattutto, che essendo un insegnante di italiano a stranieri, ha, come dire, gioca in questo senso un ruolo predominante, poi riesce a, vediamo un po' come potremmo, cercheremo di dare delle piccole indicazioni di come questo aspetto fondamentalmente culturale, ma poi possa essere usato in una classe anche, chiaramente, in una classe di lingua e di cultura italiana a stranieri. Solo per introdurre un attimo l'argomento fondamentale appunto del fascismo in bianco e nero, di cui poi si occuperà, come dicevo, Silvia, un paio di slide per dare un po' l'avvio alla tematica, anche perché poi è un aspetto su cui io, una minima parte su cui io ho lavorato, perché poi sono aspetti sulla propaganda appunto che riguardano in particolare le politiche linguistiche, le politiche linguistico-educative. Quindi appunto ho dato questo piccolo titolo alla prima parte, la propaganda attraverso le immagini, le illustrazioni, i fumetti. Ecco, sappiamo benissimo che, non dico niente di nuovo assolutamente, che l'immagine, il fumetto, l'illustrazione è sempre stata utilizzata dalla propaganda per veicolare chiaramente un messaggio molto forte, proprio per il suo contenuto che è particolarmente evocativo, ma proprio anche perché ha un valore forte proprio a livello di contenuto che vuole trasmettere. Ecco, qui per esempio uno dei momenti più importanti in cui viene veramente utilizzata in maniera massiccia, forse per la prima volta, l'illustrazione per la propaganda è durante la Prima Guerra Mondiale. E qui per esempio vediamo, ecco, il pesce Italia che viene adescato dalle varie superpotenze da una parte e dall'altra. Qui invece abbiamo, ecco, il manifesto inglese che chiaramente dice di distruggere, ecco, vedete, il militarismo prussiano. Nella Seconda Guerra Mondiale ancora di più questo aspetto dell'uso del fumetto, delle immagini, è legato all'aspetto di veicolare un messaggio molto forte. Ecco questo, l'iconico I want you dell'esercito americano, ma anche, ecco, Paperino che lancia chiaramente un pomodoro a Hitler, ecco, ancora una volta per poi testimoniare come anche oltre al cinema, come sappiamo bene, ma anche il cartoon, anche i fumetti hanno dato il loro contributo fondamentale alla lotta contro il nazismo e contro il fascismo negli Stati Uniti. E questa è un'altra delle immagini tipiche che un po' tutti coloro che si occupano di questi aspetti riguardanti
la lingua e la cultura e appunto la propaganda, molto comune. Vediamo questa immagine in cui i tre dittatori, Hitler, Hirohito e Mussolini, appunto nella loro lingua vogliono distruggere la democrazia e parlate americano. Questo è un tipico volantino che girava negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, proprio per fare in modo alle comunità italiane-americane, tedesche o giapponesi, molto numerose negli Stati Uniti, per fare in modo che dimenticassero in un certo senso la loro lingua, la loro cultura e diventassero americani. E poi sappiamo, per esempio, che proprio in quegli anni, successivamente alla Seconda Guerra Mondiale, l'italiano, l'insegnamento della lingua italiana negli Stati Uniti subisce un crollo, proprio perché ci si vergognava in un certo senso di parlare italiano. Però appunto le immagini vengono usate anche per denigrare, per lavorare sugli stereotipi, per, come dire, la loro forza chiaramente serve per alimentare stereotipi e pregiudizi. Questa è un'immagine del primo del Novecento in cui sbarcano in America appunto gli anarchisti, la mafia, gli anarchici, la mafia, sono rappresentati, i socialisti sono rappresentati come dei topi che sbarcano dalla nave per contaminare chiaramente lo zio Sam. Ugualmente c'è chi, per esempio, dice, alcuni studiosi interpretano per esempio il Bruto di Popeye come un personaggio che ha molti dei caratteri del rito americano. La barba, il carnagione scura, la barba, anche il nome stesso ricorda in un certo senso un romano, quindi un italoamericano. Ecco, vedete, quindi chiaramente è il cattivo nei confronti del buono. Ma la propaganda e l'uso delle immagini diventa fondamentale anche nell'educazione. E qui vedete per esempio un manifesto che veniva affisso nelle scuole tedesche della seconda guerra, durante il nazismo, in cui appunto si dichiara che lo studente tedesco lotta per il Führer e per il popolo. Quindi bisogna, come dire, creare una nuova gioventù, educare la nuova gioventù al nuovo verbo, alla nuova civiltà, in questo caso chiaramente rappresentata dal nazismo. Non è chiaramente l'unico caso, ma questo capita soprattutto nei regimi autoritari. E, per esempio, questa è una piccola immagine tratta da un libro di inglese pubblicato in Unione Sovietica negli anni 60 più o meno, in cui vedete c'è chiaramente il testo in inglese, ma il contesto, il contesto culturale è un contesto in cui ci sono le piccole pioniere sovietiche che marciano con la bandiera rossa inneggiando in un certo senso al socialismo sovietico. E allo stesso modo vedete una vignetta in cui il testo inglese però ha un contesto in cui c'è il lavoratore e il capitalista, quindi ancora una volta l'insegnamento della lingua inglese che veniva effettuato in Unione Sovietica in quegli anni, in realtà è effettuato per formare persone ancora ad essere ancora più convinte in un certo senso del valore del socialismo sovietico, del regime sovietico. Forse è un po' sfocata l'immagine, ma questo per esempio è un testo cinese durante il maoismo, in cui si imparava l'inglese, ma anche ricordando quello che diceva il presidente Mao. Quindi anche in questo caso vedete come l'aspetto linguistico e l'aspetto culturale cozzano completamente, ma l'importante non è imparare qualcosa sulla cultura inglese, ma è imparare soprattutto sulla cultura, come dire, in questo caso del maoismo, e imparare l'inglese serve solamente per rafforzare in un certo senso riaffermare ancora di più la superiorità, in questo caso, del maoismo rispetto agli altri sistemi. Il fascismo chiaramente non è al di fuori di questo uso dell'educazione per fare propaganda dei propri valori. Qui vedete, per esempio, alcune delle pubblicazioni che la Direzione Generale degli Italiani all'Estero pubblica in quegli anni e distribuisce a tutte le comunità di emigrati italiani in giro per il mondo per riaffermare proprio la loro identità italiana. Quindi
la tua patria, i nostri fratelli lontani, ma anche chiaramente il duce del popolo italiano, cioè riaffermare poi che c'è una nuova Italia. Loro hanno lasciato una Italia forse vecchia, ma adesso c'è un'Italia nuova, di nuovo potente, che può fregiarsi di, del fatto di avere la più antica civiltà del mondo, da Leonardo a Marconi, quindi le conquiste italiane del mondo. Tutto questo serve chiaramente per, viene utilizzato in classe, nelle classi in cui ci sono i figli di seconda generazione degli italiani negati all'estero, per mantenere, anzi rafforzare, per utilizzare queste comunità come quinte colonne del fascismo nei paesi all'estero. Ecco, questo per esempio è un libro delle scuole elementari italiane all'estero, in cui vedete il contenuto, notate la bellezza della grafica e del disegno di quegli anni, e anche proprio dell'uso delle immagini. Da questo punto di vista sono veramente molto belle. Sappiamo quanto era curata in un certo senso la grafica in quegli anni, in cui appunto il contenuto è il duce: tutti i bambini italiani amano Mussolini, i balilla di Mussolini. Ecco, proprio questo aspetto per rafforzare il legame con l'Italia. L'ultima cosa che vi faccio vedere è tratta da una piccola pubblicazione che è stata fatta per 10 anni praticamente, diretta da Giuseppe Prezzolini, che immagino voi conosciate e sapete l'importanza di come intellettuale per un secolo praticamente. È vissuto Prezzolini per tutto il Novecento, fino al 1980 più o meno, ha continuato a fare l'intellettuale, a scrivere nei giornali, ma soprattutto Prezzolini è stato per parecchio tempo negli Stati Uniti, e negli anni 30 ha diretto anche la Casa Italiana, che era praticamente a New York, ed era praticamente una specie di istituto di cultura italiano a New York, in cui pubblicava questa piccola rivista, il giornalino, che serviva per dare del materiale agli insegnanti di italiano e anche agli studenti per imparare l'italiano. E questa piccola rivista, c'erano giochi, c'erano storie, si parlava di letteratura, tutte attività che dovevano appunto essere utilizzate dal punto di vista dell'apprendimento linguistico. E qui c'è una piccola storia in cui Topolino, questa storia è del 1937, un numero del 37, Topolino va in Italia, il Topolino di Walt Disney va in Italia, così famoso. Vi ricordate, prima abbiamo visto i topi italiani che andavano negli Stati Uniti, adesso il topo più famoso del mondo, Topolino, va in Italia e va a conoscere l'Italia, arriva a Napoli e incontra i topi napoletani, e lui non parla la lingua, però Topolino molto intelligente, e cominciano subito a imparare l'italiano facilmente con questi topolini napoletani. E Topolino dice: ma siete ben pasciuti, siete state proprio bene, come mai tutti quanti dicono che in Italia si vive molto male? E gli dicono: ma no, non è vero, qui in Italia stiamo benissimo adesso perché c'è il fascismo, prima si stava male, ma adesso siamo tutti quanti ben pasciuti, stiamo bene perché guarda com'è bella l'Italia. E Topolino fa un giro per l'Italia, dal nord a sud a nord, incontra anche Pinocchio, e con questi suoi incontri servono semplicemente a dimostrare che in Italia si sta molto bene, che il fascismo ha reso l'Italia una grande potenza che deve essere riconosciuta e rispettata in tutto il mondo. Una piccola curiosità: si dice che anche nelle vele delle barche di Rimini c'è Topolino. In realtà, se si guarda bene, non è Topolino ma è il gatto Felix, quindi c'è una piccola contraddizione da questo punto di vista. Sembrano cose passate, in realtà vediamo che una discussione su quell'uso, su delle immagini nei libri di testo, è una discussione molto, molto, molto presente, molto attuale, su cui poi non entreremo perché forse ha bisogno di un dibattito a parte, chiaramente deve essere contestualizzata perché non possiamo, però è interessante come queste due immagini siano state estrapolate in un senso molto negativo. Vedete questo libro di testo di cui si è parlato molto appena un mese fa, in cui il ragazzo nero dice: quest'anno io vuole imparare l'italiano, quindi di fatto lo stereotipo, no, in un certo senso, della persona che non è italiana e che vuole imparare, mentre la ragazza nera, che sembra quasi sporca, no,
e poi lei sorride e va via. Quindi vedete come in realtà questa tematica è tuttora l'uso delle immagini per veicolare certi messaggi che possono diventare anche, come dire, molto interpretati in maniera chiaramente molto particolare, è una tematica che prosegue negli anni. Mi fermo qua, adesso appunto lascio la parola a Silvia, che invece entrerà in un caso ancora più specifico, proprio nel caso più specifico dell'uso del fumetto durante il fascismo, poi per il colonialismo, e quindi anche qui abbiamo un caso molto particolare, e poi, come dicevo, lo affronterà non solamente dal punto di vista antropologico, ma anche da quello linguistico. Ecco qua. Silvia, prego. Buonasera. Allora, questa presentazione nasce dal lavoro della mia tesi e è un estratto di un grande lavoro che mi ha occupato degli anni interi, perché il lavoro che io ho affrontato era la raccolta di materiale riguardante il fumetto italiano, e per fumetto italiano non intendo solo quello creato in Italia, ma anche quello importato dall'America, perciò tutto il fumetto che ha in qualche modo condizionato i bambini e anche gli adulti in un periodo storico molto vasto, che va dall'inizio del fumetto in Italia nel 1908 per arrivare quasi ai giorni nostri. E quello di cui mi sono occupata io è un argomento molto particolare, cioè che è quello delle permanenze, delle trasformazioni degli immaginari esotici veicolati in Italia dai fumetti. Perciò l'immagine degli africani nel fumetto italiano. Non mi occupo di tutti gli argomenti del fumetto, ma solo di questo particolare aspetto, perché vedo nel fumetto un portatore di valori, di miti, e cerco di esaminare qual è stata l'incidenza che ha avuto nella vita dei ragazzi e nella loro educazione, in un particolare periodo storico, che è quello del colonialismo. Per questo mi occupo del bambino e dei ragazzi africani nel fumetto, perché in qualche modo andava motivato il perché di una conquista coloniale. E vediamo in una prima immagine proprio le caratteristiche del fumetto italiano, che sono diverse dal fumetto americano, in quanto noi non potevamo accettare la presenza dei balloon, perché erano qualcosa di completamente innovativo, troppo innovativo, e che andava a cozzare con la tradizione letteraria italiana. Perciò si sceglie di sostituire ai balloon delle strofe, delle didascalie in rima, in ottonari in rima baciata, e i personaggi però sono quelli anche dello stereotipo americano, che vengono ripresi e modificati nel linguaggio soprattutto. Ad esempio, guardiamo qui, dice il re cerbottano che ha per scettro un osso in mano, venga cotto in pepe sale per la festa nazionale. Sono tutti in rima. E qua vediamo proprio lo stereotipo dell'africano, con le labbra carnose, il naso camuso, la presenza di un osso, l'avvicinamento all'animale. Sono tutte caratteristiche che vanno a creare l'immaginario collettivo. Per immaginario collettivo intendiamo l'insieme delle nostre rappresentazioni mentali condivise in un territorio, che è quello italiano in questo senso, e condivise anche culturalmente. È molto interessante un'interpretazione fatta da Giampaolo Caprettini, un semiologo, sul fumetto come strumento di comunicazione. Lui dice che il suo discorsi a strisce ci dice qualcosa anche sul piano metadiscorsivo, cioè che la comunicazione del fumetto è proprio strisciante, cioè si insinua nei luoghi più riposti della nostra anima senza nemmeno accorgersi, perciò non è così innocente come potrebbe apparire in un primo momento. Porto ad esempio questa immagine di Rubino, è un fumetto degli anni 30 che compare nel Corriere dei Piccoli, dove c'è un entomologo, ve lo faccio vedere qui, che è più grande, che mentre osserva una farfalla viene avvicinato da un indigeno, lo uccide con un cappello che spara e continua a camminare come se niente fosse, come se avesse ucciso una mosca, no? Perciò questo rapporto con l'altro
che viene sempre e molto spesso viene assimilato al mondo animale. Mi sono occupata proprio dello stereotipo etnico e di tutte le sue sfaccettature, ma non tanto per occuparmi dell'altro, ma per occuparmi della nostra società, degli italiani, e di come noi, attraverso l'immagine degli altri, avessimo voluto rappresentare noi stessi e il nostro modo di vedere l'altro e di porci nei confronti dell'altro. Tutto ciò è legato all'esotismo, al mondo, all'immaginario esotico che nasce nell'Ottocento da tanta letteratura e che il fascismo non fa altro che rimettere insieme. L'altro non è una rappresentazione oggettiva, è solo una marionetta che viene usata e sfruttata a seconda dei desideri, no? Nell'esame delle mie immagini ricorrono dei temi. Questi temi corrispondono a dei miti, che sono quelli che il fascismo utilizza, raccatta, riprende per dare più importanza e per raggiungere il proprio potere. Questi miti sono uno collegato con l'altro. Cercherò di parlarne velocemente perché ho tantissime immagini, se no non finirò mai. E il primo è il più importante, che è quello della patria, della romanità, che per questo mito è il voler considerare l'italiano come superiore al resto del mondo, proprio perché erede del Sacro Romano Impero. E questo era una giustificazione per la conquista, no? Per la conquista coloniale. A questo mito si collega il mito della razza. C'è ancora la convinzione che esistano delle razze, che le razze siano diverse, che la razza bianca sia superiore rispetto alle altre. Proprio a dimostrazione di questa superiorità viene svilito il prossimo, l'altro. Si considerano gli africani come bande di cannibali che catturano i personaggi dei fumetti e li mettono nel pentolone. Gli uomini, ci sono delle sette segrete che formate da persone malvagie coperte di pelle di leopardo che uccidono i conquistatori, che non sono mai conquistatori ma sono viaggiatori. E un altro elemento ricorrente è quello dello stregone. Lo stregone è il detentore della conoscenza, che invece diventa malvagio, impostore e sempre con un aspetto negativo. Ultimo elemento è la natura. Per natura si intende un accomunare gli uomini africani all'animalità. La loro simbiosi con la natura è un avvicinarli all'animale e non all'uomo. Adesso questi miti ve li farò vedere con delle immagini. Quel mito della patria e della romanità, come si evince nei fumetti? Nella creazione di tanti personaggi, eroi fascisti. Ve ne mostro uno, Romano il Legionario, è un fumetto del 1938 creato da un italo-tedesco, Curto Corrado Cesar, e che compare nel Vittorioso, che è una delle testate più importanti del fumetto italiano. E questo personaggio è rimasto nascosto negli anni per tanto tempo, per poi ritornare per la bellezza del fumetto stesso, al di là del contenuto. Altri personaggi sono anche dei fumetti che non sono italiani, ma sono stranieri, come questo. Questo era Rob the Rover, che in Italia si trasforma in Lucio l'avanguardista. Il suo aereo, che si chiamava The Flying Fish, diventa Dux. La fidanzata, Evelyn, si trasforma in Romana. Perciò c'è tutta una trasformazione di nomi, di personaggi e di contenuti in questi fumetti. Altro fumetto molto interessante è Dick Fulmine. Dick Fulmine è proprio un eroe fascista. È fatto sulla falsa riga di Primo Carnera, il pugile così amato, e nelle sue avventure sta sempre in posti lontani dove uccide i nemici che sono quasi sempre minoranze etniche, o neri o cinesi, e comunque li distrugge a suon di cazzotti. Altri personaggi per i bambini più piccoli sono i Balilla. Ci sono tanti balillini che compaiono nel Corriere dei Piccoli. I più famosi sono Romolino e Romoletto. Anche qui vediamo la presenza di queste didascalie in rima.
Altro mito è quello della razza. Come vi ho detto, si cerca di innalzare l'uomo italiano svilendo l'altro, che viene caricaturato in maniera eccessiva, e in questa vignetta compare Zimbo. Zimbo è un altro dei personaggi italiani sulla falsa riga dell'uomo africano, e in questa piccola poesia compaiono tutti gli stereotipi legati ai neri, agli africani, ai labbri di pomodoro, è un tesoro, saltella come un ranocchio, abbinarlo a un animale, ha qualche difetto come ogni bimbo, un po' ladruncolo, ghiotto e anche sempliciotto. In poche righe hanno riassunto tutti quelli che erano gli stereotipi negativi dell'alterità. Altro mito è quello del cannibale. Non si sa come mai, ma sono sempre cannibali. E fra l'altro il cannibalismo non è stato mai provato a livello antropologico, se non come elemento rituale. È sempre un qualcosa di cui si accusa il prossimo, perché è proprio considerato al di fuori di ogni regola di cultura. Perciò imputare il cannibalismo agli africani è allontanarli completamente da se stessi. Gli uomini leopardo, come vi ho detto, non sono in realtà delle persone così malvagie, ma sono solo delle sette segrete che in qualche modo cercavano di opporsi al colonialismo, e che il fumetto li trasforma invece in esseri malvagi, senza nemmeno una ragione di questa malvagità. Qui vediamo non solo la Disney, ma Hergé con Tintin in Congo, e questo è un altro fumetto molto famoso in Italia per importazione. In Italia diventa Le avventure di Cino e Franco, ma è un fumetto americano molto diffuso. Altro tema, gli stregoni. Lo stregone è sempre considerato come un essere malvagio, ostile verso i bianchi. Qui vediamo come Topolino non riesce nemmeno a identificarlo come un possibile dottore, medico, no? Ma semplicemente lo vede e dice: ah, un altro paziente, perché lo vede smagrito e non come possibile medico, no? Ultimo elemento, la natura. Guardate, in questo fumetto, è un fumetto del 37, ci sono degli indigeni e delle scimmie. La differenza è quasi impercettibile, forse è solo nel colore, ma il comportamento e l'aspetto fisico sono quasi identici. Perciò questo legarli è per allontanarli dal nostro mondo. Il primo personaggio del fumetto italiano è un bambino africano, è Bilbo il Bull. Nasce dalla penna di Mussino, è un fumetto molto bello, che ha una vita molto breve in realtà, perché verrà pubblicato solo dal 1908 al 1912, proprio per l'atteggiamento bonario e paterno che ha Mussino nei confronti di questo personaggio. E nel momento in cui il colonialismo diventa più forte, decidono di eliminarlo, per utilizzare invece delle figure che siano più stereotipate, più negative anche. E questo fumetto, secondo me, può essere ben utilizzato in una classe di lingua, proprio perché la caratteristica di questo ragazzino è di vivere sulla sua pelle il parlar corrente. È la vittima del parlar corrente, ossia tutte le frasi idiomatiche, i modi di dire si trasformano nella sua pelle in realtà. Qui, ad esempio, si fa in quattro e effettivamente si divide in quattro parti. Ve ne mostro un'altra striscia che vede Bilbo il Bull nelle varie trasformazioni cromatiche dovute alle emozioni. Questo potrebbe veramente essere usato benissimo in classe, perché si presta degli abbinamenti e anche a un mostrare visualmente dei modi di dire. Prima diventa rosso di vergogna, poi giallo come un limone per l'invidia, verde di rabbia, bianco dalla paura, blu per i lividi dovuti alla caduta, e infine viene ridipinto di nero dal vecchione del villaggio. Qui possiamo notare anche l'utilizzo del termine negro, che in questo periodo storico è diffusissimo.
e non c'è nessun problema a livello etico, non si pone proprio il problema, cosa che invece successivamente verrà modificato. Il fascismo aveva proprio capito quanto fosse importante utilizzare l'editoria infantile per poter veicolare certi valori. E questo lo vede sin dall'inizio. Nel 1923 esce il primo giornale, la prima testata per bambini completamente di regime, e è il Balilla. Qui vediamo un giovane italiano in Africa che ha un miraggio e vede della pasta asciutta insieme al suo servitore nero. In realtà questo fumetto non ha avuto un grande successo proprio perché era troppo di propaganda. C'è un susseguirsi di eventi per quello che riguarda il controllo della censura in Italia. Nel 1932 ancora arrivano i fumetti americani, anzi sono molto amati, proprio perché l'America rappresenta sempre quel mito che resterà fino ad oggi. E nel 1935 il Ministero per la Stampa e la Propaganda comincia a intervenire sui fumetti, ma interviene solo per quello che riguarda i contenuti e non per il fumetto stesso. Ma questa stretta verso l'autarchia diventa sempre più evidente nel 1937, quando nasce il Ministero, il Minculpop, si trasforma il Ministero per la Stampa e Propaganda in Minculpop, è la fine del fumetto americano, perché nel 38 vengono aboliti tutti i fumetti esteri, e per una sola eccezione. La sola eccezione è Disney. Disney per una supposta moralità e un valore artistico. Non voglio certo parlare del valore artistico della Disney perché è in dubbio, ma sulla moralità di quel periodo storico avrei qualcosa da ridire. A dimostrazione vi porto questa vignetta di una delle storie più discusse, dove il servitore si rivolge a Topolino e Minnie parlando, nominandoli come padrone e padrona. Ancora, questa è ancora la più discussa tra le varie vignette della Disney, dove Topolino risponde a una massa di africani dicendo: gli dei di Jujuba sanno che io sono il padrone, voi siete soltanto i miei servi. E qui lo possiamo interpretare come vogliamo, però la supposta superiorità dell'Occidente nei confronti del resto è evidente. Questo è un fumetto del 1937. Che cosa succede dopo la guerra? Ecco, dopo la guerra si apre un tentativo di creare un fumetto che dia un'immagine dell'altro che non sia etnocentrica, che non sia razzista, ma diciamo che le soluzioni non sono sempre riuscite, a volte sono discutibili. Guardiamo ad esempio questo fumetto del 65, si chiama Paperino e i selvaggi verdi, dove si ricorre a un espediente cromatico, li si dipinge di verde per evitare di presentarli come neri. È così difficile il tentativo di creare un'immagine che non sia stereotipata, che negli anni 80 la Disney decide di non presentare più personaggi neri nei propri fumetti. Rimane però un problema. Il problema sono le ripubblicazioni. Non si può buttare al macero anni e anni di fumetti. Si decide perciò di ripubblicarli, ma di modificarli sia a livello iconico che linguistico. Vediamo alcune ripubblicazioni. Questo ad esempio è Paperino e il feticcio, è un fumetto del 49. Questa è la prima versione, vediamo quella dell'86. Viene tolto il naso, diciamo troppo tondo, e le labbra carnose, ma l'aspetto del secondo, non lo so, a me sembra ancora più cattivo, no? Rispetto al primo.
non credo che ci sia stata una vera modificazione di contenuto, anzi, forse il secondo appare ancora più malvagio, perciò diciamo che non è proprio riuscito questo tentativo. Quest'altro è un'altra edizione del 49 e dell'86, dove c'è il Gongoro, che è una figura mitica di una sorta di zombie, che nel primo ha l'anello al naso, nel secondo no, ma è l'unica differenza, il contenuto è lo stesso. Infatti in entrambi la signora scappa spaventata. Questo è, ho messo a confronto due edizioni di un famoso fumetto che era Topolino e Robinson Crusoe. E, la Disney amava far rinascere dei classici nei propri fumetti, e questa, la storia di Robinson Crusoe, viene per la prima volta edita nel 39, poi nell'88, e qui c'è un tentativo di togliere tutti quei termini che erano considerati scorretti. Vediamo le due versioni. Nella prima versione Crusoe si rivolge a Topolino parlando di un africano, dicendo dobbiamo pure ammazzarlo il furfante. Nella seconda dice invece che bisogna difendersi dal selvaggio. Perciò vediamo che, diciamo che viene mitigata un po' la violenza, no? Non viene più ucciso, ma ci si deve solo difendere. Però compare il termine selvaggio, che invece non era presente nella prima versione. In quest'altra c'è Venerdì, un altro dei protagonisti di questa storia. In entrambe le vignette vediamo che Venerdì non vuole lavorare, è un personaggio indolente, ma nel primo caso è più forte la sua volontà di non fare niente rispetto alla seconda. Qui dice io vado, e invece lì lavorare io, e scappa. In queste altre due vignette si parla di un re. Nel primo caso il re non ha un'identità, non ha un nome, mentre nel secondo compare il suo nome. Questo dare un'identità ai personaggi gli conferisce maggiore autorevolezza, cosa che invece nelle prime versioni sono solo dei personaggi tipo e non hanno mai una vera e propria identità. Qui padrone viene sostituito da capo. Non è più il padrone, ma diventa il capo, Topolino, nei confronti di Venerdì. Quest'altra, come vi ho detto anche prima, la presenza del termine negri ricorre più volte nei fumetti degli anni 30. Nel fumetto degli anni 80 invece viene eliminato questo termine. Questa è la prima vignetta dove compare Venerdì. Nella prima versione, vedete, lui dice io avere molta fame, quando mangiare? E Topolino dice oddio, parla la nostra lingua. Nell'altra versione dell'86 lui parla un italiano normale, dice sentite uomini bianchi, questo bimbo è molto affamato, quando si mangia? Perciò vediamo che nella prima versione si parla all'infinito, nella seconda no. Ma attenzione, perché dalla seconda in poi c'è un ribaltamento linguistico. Nella versione del 38 comincia a parlare un italiano perfetto, mentre nella versione dell'86 comincia a parlare all'infinito. Perciò diciamo che nella seconda versione c'è stato un peggioramento del contenuto linguistico rispetto a un miglioramento. Il perché ce lo dobbiamo domandare noi, bisogna capirlo noi. E anche in questo caso volgari malfattori diventa dannati selvaggi. Perciò anche in questo caso diciamo che c'è stato un peggioramento nella seconda versione rispetto alla prima. Mentre nella prima c'è un giudizio sul comportamento di questi personaggi, nel secondo c'è un giudizio sulla natura, sul loro essere selvaggi, sul loro essere lontani dalla civiltà. Anche in questo caso arriviamo a una trasformazione in negativo. Nel primo caso il servitore non ha nome, nel secondo caso si chiama Darwin. E diciamo che viene
acuita linearità che è data proprio dal contrasto tra il personaggio, un bonario anche un po' inebetito, e il suo nome, come se si volesse ridicolizzare ancora di più questo personaggio. Perciò a conclusione si può dire che nella pubblicazione dell'88 sono stati eliminati tutti quei termini che erano chiaramente razzisti, no? Come ad esempio negro, padrone, sostituiti da nero, capo, eccetera. E viene data una maggiore identità ai personaggi fornendogli dei nomi, e sono state sostituite quelle frasi troppo apertamente violente, con messaggi un pochino più ironici. Ma al tempo stesso viene fatto adottare ai neri un modo di parlare che li mette in ridicolo. Parlano solo all'infinito, nella prima versione no. Perciò c'è un tentativo di porre una maggiore distanza tra le due realtà. E più volte viene affermato questo legame tra la malvagità e il loro stato di natura. Perciò l'aggettivo nero diventa un rafforzativo di furfante, compare il nome di primitivo, che prima non c'era. Che cosa significa? Significa che, come dicevo all'inizio, questo essere strisciante è ancora presente nel fumetto degli anni Ottanta, perciò questo tentativo di essere politicamente corretti non sempre riesce. Un esempio invece riuscito di trasformazione sia linguistica che di contenuto è Mandrake, che in Italia diventa Mandrake, e il caso di Lothar. Tutti ricorderete Lothar, che è il fedele servitore di Mandrake, che questa è una vignetta del 34. Nel 34 lui è quasi nudo, sempre coperto con una pelle di leopardo, con dei tratti appena accennati del viso, no? E fortemente caricaturato. Pochi anni dopo si trasforma il suo aspetto somatico, comincia ad avere dei caratteri più umani, diciamo, e si scoprono anche le sue origini nobili. Ma nel tempo si trasforma completamente, questo vediamo la versione del 34, questa degli anni 60, anche la posizione, no? Nel primo Mandrake è in piedi, l'altro è seduto, perciò c'è una visione quasi di superiorità e inferiorità. L'abbigliamento è diventato un abbigliamento moderno, animalier, diciamo, e non sono più servitore e capo, diciamo, ma sono semplicemente due compagni d'avventura. Perciò in questo caso c'è stata veramente una trasformazione totale, no? Politicamente corretta dei due personaggi. E io penso che si potrebbe utilizzare alcuni di questi fumetti, come quelli di Robinson Crusoe e Topolino, in classe in diversi modi. Si potrebbe, ad esempio, prendere una vignetta e togliere il balloon e chiedere agli studenti di scrivere la loro interpretazione, che cosa possono dire i personaggi, senza conoscere niente, per vedere qual è il loro rapporto con l'altro, no? Quali sono le parole che darebbero a questi personaggi. Oppure si potrebbero mettere uno di fronte all'altro le due vignette dei due periodi storici e chiedere quale viene prima, quale viene dopo, fare un esame del linguaggio, e sarebbe interessante capire quante volte ci prendono, perché come abbiamo visto non c'è sempre una trasformazione in positivo, a volte la trasformazione della seconda pubblicazione è anche in negativo. Perciò esaminare questo aspetto potrebbe essere molto interessante per capire che cosa si nasconde, no? Dietro un'immagine o dietro una parola. Ce l'ho fatta nei tempi? Perfetto, anzi abbiamo ancora... Bene. No, sicuramente, abbiamo ancora anche un po' di tempo anche per discutere un attimo insieme, per scambiarci un po' di questo, idee. Se avete, se avete alcune domande da farmi anche sulla bibliografia, infatti, potete farmele. No, ci sarebbe da ricordare, Silvia, che tu hai fatto questo lavoro che viene ormai da parecchio tempo, nel senso che tu 20 hai... 20 anni. Ecco, esatto, hai iniziato... Praticamente è un po', diciamo, è stata la tua tesi questa, sì, no? Su cui hai lavorato ormai 20 anni fa, e poi in realtà abbiamo visto che
ci sono ormai sono uscite anche tante pubblicazioni da questo punto di vista, ma il tuo lavoro mantiene ancora sicuramente una certa originalità, no? Che mi sembra molto, molto interessante. A questo proposito mi ricordo c'è questo libro che ormai è diventato abbastanza famoso, una seconda edizione, proprio si intitola Eccetto Topolino. Tu un po' hai accennato a questo aspetto, no? In cui appunto tutti, diciamo che l'anno importante durante il fascismo è il 36, l'anno un po' di svolta, in cui sappiamo benissimo appunto che l'Italia diventa un impero, quindi la conquista dell'Etiopia, le sanzioni della Società delle Nazioni, quindi l'Italia contro tutto il mondo e chiaramente anche gli Stati Uniti, perché esatto. In quel momento appunto c'era gli Stati Uniti, diciamo, che da neutrali amici diventano nemici, allora c'è questa censura in un certo senso che appunto io poi trattando questo aspetto dagli Stati Uniti si nota in maniera molto chiara lo sforzo della comunità italiano-americana per mediare tra il governo americano e il governo italiano e fare in modo che poi le sanzioni non fossero così, così evidenti, e tutto questo poi si tramuta di fatto nella scuola, no? Perché poi ricordiamoci che questi fumetti vanno in mano sia agli adulti ma anche ai bambini, fanno parte integrante. Sentivamo proprio ieri, no? In Italia ancora di più. Esatto, perché si a differenza, a esatto. Fumetti, perché poi a differenza del fumetto americano che era destinato più a un pubblico adulto che a un pubblico di bambini, invece il Corriere dei Piccoli nasce proprio come testata per i bambini, perciò lo scopo educativo è legato al bambino, certo. E anche lo stesso linguaggio, no? C'è proprio un tentativo molto più capillare rispetto agli Stati Uniti. A questo proposito vedo che ci sono alcuni interventi che vengono appunto dalla chat e sono sicuramente colleghi insegnanti che addirittura, qui vedo anche Maria Di Donna, una nostra collega della Stranieri, che appunto chiedono per quali livelli suggerisci eventualmente l'utilizzo, immagino. Per livelli alti, perché poi dipende, ad esempio Bilbo il Bull può essere quello dei colori, quelle vignette che ho fatto vedere sui colori possono essere utilizzate anche a livello più basso, però ad esempio un lavoro sul linguaggio, sulla trasformazione del linguaggio, soprattutto il dover parlare di parole tabù, come ad esempio nero, padrone, boss, non possono essere utilizzate a un livello basso. Ci vuole una consapevolezza sia linguistica che culturale che deve appartenere a un livello alto. Qui si vede poi in realtà, secondo me, si vede anche lo sforzo che dovrebbe e la mediazione che dovrebbe fare l'insegnante, no? Perché sono argomenti chiaramente difficili. Molto, molto difficili, molto delicati. E per poterne discutere è necessario che l'insegnante sappia presentare molto bene con una situazione. Chiaramente contestualizzati. Esattamente. No? E poi dare anche allo studente, credo, la possibilità di poter esprimersi come vuole, quindi che debba avere per forza una competenza linguistica di buon livello, per poi presentare in maniera argomentata e anche ben argomentata le proprie opinioni, immagino. Sì, poi si presta anche a un discorso interculturale, perciò si potrebbe chiedere se ci sono dei fenomeni simili nella lingua dello studente e poter ampliare il discorso. Qui c'è un altro intervento da parte di Clelia Ciliberto che dice potrebbero essere usate anche per fare una descrizione e una analisi degli abiti. Appunto, anche questo aspetto, in un certo senso, del contesto potrebbe essere interessante. Beh, questo è chiaramente molto stereotipato, soprattutto nei primi fumetti. Sicuramente un lavoro sugli... Io stavo pensando adesso ad un corso che faccio qui all'università in cui parlo proprio di questi aspetti della comunicazione interculturale, della competenza interculturale, che sarebbe molto bello, sinceramente stavo proprio elaborando l'idea di iniziare con alcune di queste immagini che sono sicuramente molto forti e quindi possono, se ben calibrate, se ben argomentate e come dicevi tu contestualizzate, possono servire veramente a scioccare in un senso positivo, insomma, lo studente, a stimolarlo a poi esprimersi in un certo modo. È anche una cosa molto attuale, perché se pensi adesso in questi giorni la Disney Channel ha deciso di inserire dei bollini proprio per contestualizzare i propri cartoni animati e per indicare che esistono degli stereotipi in quei cartoni animati, ma che fanno parte
di un periodo storico, no? Certo, sicuramente, sicuramente. Tu prima parlavi di alcune di queste testate molto, molto famose, tra cui citavi il Legionario, che è il Vittorioso. Sì. In realtà il Vittorioso, se non ricordo male, a memoria, perché mi pare fosse una rivista che poi era gestita anche dall'Azione Cattolica, quindi c'era anche questo aspetto, esatto, importante, no? Che c'erano, era proprio anche l'Azione Cattolica, quindi diciamo la Chiesa, che era teneva particolarmente all'educazione in un certo senso. Sì, c'erano diverse testate. C'erano diverse testate che proprio lavoravano anche in questo senso, e questo diventa... quello che mi chiedevo era se poi, ecco, quello che mi sembra un po', che mi lascia molto perplesso, ma questo, su questo ti volevo chiedere appunto un'opinione, è questa ripubblicazione in cui in realtà la figura dell'africano, del nero, non so come chiamarla, comunque forse come dire, peggiora appunto, cioè, è proprio questo che lascia veramente, tutti questi anni che sono passati in realtà sembrano rafforzare in un certo senso gli stereotipi. Ma questo forse è la dimostrazione che è qualcosa, che lo stereotipo etnico è qualcosa di molto profondo, che è proprio anche inconscio, no? Perciò anche in questo tentativo di ripubblicare, di ricreare una visione positiva, poi si cade nello stereotipo un'altra, certo, volta. Certo. Perciò è un cammino lungo, certo, che va affrontato quotidianamente, no? Devo dire che fa una certa impressione a me che effettivamente comperavo i topolini, ma diciamo in un'epoca posteriore a questa, a vedere Topolino che appunto viene, si comporta in quel modo nei confronti di un'altra cultura, no? Mentre invece per me Topolino, Paperino sono sempre stati appunto l'apertura verso il diverso, qui invece c'è proprio un'interpretazione completamente diversa, no? Che anche in questo caso ti lascia, come dire... Beh, un'altra cosa interessante è il fatto che sono nella Disney sono tutti animali, no? Topi, paperi, sì, cani, certo. Ma le minoranze sono caricature di se stesse, certo, non sono animali. Certo. Perciò questo fa pensare, no? Il fatto che non ci sia stato bisogno di trasformarli in animali, quasi che siano caricaturati per natura. Questo è un aspetto molto interessante, no? Del fumetto Disney. Tu hai notato in questa analisi appunto che hai fatto, in realtà l'impresa, immagino che Bilbo il Bull poi sia legato poi anche comunque alla guerra di Libia in un certo senso, che poi il fascismo poi continua questa sua espansione verso il colonialismo, però hai notato un'evoluzione in questo senso nel linguaggio in quegli anni fino alla guerra, oppure è comunque tutto finalizzato in un certo senso alla propaganda di regime? Diciamo che Bilbo il Bull era più innocente, è peggiorato nel tempo il fumetto. Adesso io l'ho tolta quell'immagine, ma c'era un'immagine della testata Topolino che prendeva sia la Disney ma anche dei personaggi propriamente italiani, dove ci sono due soldati che si avvicinano a un fortino somalo e gasano i personaggi somali che sono all'interno del fortino. Però anche l'utilizzo delle armi chimiche viene visto in questo fumetto come una cosa normale, perciò secondo me la propaganda era talmente tanto forte che non si fermava davanti a niente, no? Anche a quelli che sono diventati per noi dei tabù. Certo, assolutamente. Fortissimi, no? Le violenze criminali della guerra non erano viste come violenze criminali, ma come una quotidianità. Che tutto poi abbiamo cancellato noi nel, esatto, tempo, gli italiani non fanno queste cose, ma in realtà... Esatto. Gli italiani hanno fatto anche... L'hanno fatto e l'hanno mostrato ai bambini in maniera molto tranquilla, no? Quindi appunto è questa potenza in un certo senso poi del fumetto, da questo entriamo in discorsi che non poi è difficile anche controllare, io non ho le competenze sinceramente anche storiche, perché poi c'è bisogno anche di questo, però sicuramente bene, non so, abbiamo qualcos'altro, ti viene in mente qualcosa che potremmo consigliare? È chiaro, volevo semplicemente, ci sarebbe, io ho lasciato parlare Silvia perché mi sembrava particolarmente interessante, come poi di fatto spero che, ho visto che anche i vostri interventi lo hanno come dire, confermato, il fatto che questo suo intervento fosse nuovo da un certo punto di vista è sicuramente anche interessante. Io nella prima parte ho semplicemente cercato di
di introdurre un argomento che invece è un argomento che continua ad essere studiato, quello appunto dell'uso del libro di testo in questo caso e dell'educazione per poi veicolare certi messaggi che non sono assolutamente passati di moda, perché fondamentalmente quando si insegna una lingua straniera all'estero si vuole far passare un certo messaggio della cultura che viene poi rappresentata da quella lingua, quindi è chiaro che si vogliono rappresentare anche gli stereotipi in un certo modo, e se tutti noi che analizziamo o utilizziamo i libri di testo stiamo particolarmente attenti per esempio a veicolare una certa immagine dell'Italia invece che un'altra, cercando di fare in modo che si presenti in un certo modo, no? Anche appunto la nostra cultura, la nostra civiltà anche attuale, quindi forse evitando argomenti oppure cercando di esaltare gli aspetti positivi per poi eventualmente, se possibile, passare in secondo piano quelli che possono essere più negativi. Poi c'è proprio un tentativo, no? Mi ricordo c'era anche qui questo tentativo di censura anche dell'abito, no? Mi ricordo c'era una vignetta che avevamo visto in cui la versione americana, la donna era in vestaglia particolarmente discinta, si vedevano le gambe, in quella versione italiana invece per esempio le gambe erano completamente coperte, appunto perché anche in questo caso c'era una specie di censura. Sì, ma ad esempio anche proprio i personaggi, no? I personaggi del fumetto americano sono dei monelli, dei bambini che rompono con la società. Invece quelli italiani sono completamente il contrario. Quando hanno un tentativo di ribellione vengono rimessi nella giusta posizione, no? Proprio per riportati all'ordine, proprio per educarli all'obbedienza. E questa è una grossa differenza tra il fumetto americano e quello italiano. Bene, ci sarebbe molto da dire, ma tutta la settimana in un certo senso è dedicata a questo, quindi c'è lo spunto per tante discussioni e speriamo di avervi dato lo spunto anche, speriamo di non essere, perché l'argomento effettivamente è piuttosto delicato anche per noi stessi che ne parliamo, quindi c'è bisogno chiaramente di prepararsi bene quando poi si va ad affrontare un argomento di questo tipo in classe, ma sicuramente è un argomento che è molto interessante e molto stimolante e susciterebbe discussioni sicuramente anche molto proficue. Beh, io ringrazio Silvia, ringrazio voi per essere rimasti ad ascoltarci fino adesso e domani, giovedì, poi avremo ancora altri due incontri e quindi ci vediamo domani. Grazie a tutti e arrivederci. Arrivederci. Adesso è venuta un'altra domanda, Cleria. Che vuoi, Cleria?